Natale tra festa e paura a Kiev. In diverse città ucraine hanno risuonato le sirene antiaereo. Nonostante il dramma della guerra, abbiamo celebrato la gioia della festa, ha raccontato a Telepace il vescovo ausiliare di Kiev Zhytomyr. Tristezza e gioia hanno segnato la messa natalizia per la comunità ucraina a Chiavari. Il cappellano ha incontrato la sua gente e ha cercato di infondere speranza. Al termine, il presepe vivente dei bambini. Pace per le famiglie, per ogni gruppo o associazione. Pace per l'Ucraina è l'appello del Papa all'Angelus nel giorno di Santo Stefano. La gratitudine di Francesco per gli auguri ricevuti per il Natale. Incontriamo Gesù che si è fatto carne nella fragilità dell'uomo. L'invito di Monsignor De Vasini ai fedeli della diocesi di Chiavari. Dopo la messa celebrata nell'ospedale di Rapallo, la visita ai reparti e l'incontro con i malati. Rossi di Lumarzo, la prima frazione della Val Fontana Buona, partecipa per la prima volta al concorso dei presepi. La natività allestita nella cappella del paese rappresenta un messaggio di pace per il mondo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con il telegiornale di Telepace. In apertura subito a Kiev, che ha celebrato un Natale tra festa e paura. In diverse città ucraine infatti hanno risuonato le sirene antiaereo e molti hanno dovuto nascondersi nei rifugi. Nonostante il dramma della guerra, la popolazione ha cercato lo stesso di celebrare il Natale partecipando alle messe e ritrovandosi insieme. Abbiamo intervistato il vescovo ausiliare di Kiev Zhytomyr, sentiamo. Tanti auguri, tanti auguri. La voce del vescovo ausiliare di Kiev, Zhytomyr, parla sopra il suono delle sirene, parole che giungono durante un allarme aereo. Il giorno di Natale per gli ucraini è trascorso per buona parte del tempo nei nascondigli, per la paura di nuovi attacchi, dopo quelli feroci delle ore precedenti. Questo che sentite sono le sirene, questo proprio anche auguri che arrivano dai nostri fratelli, se si può dire così, fratelli russi, che pure loro ci stanno salutando. Ieri hanno bombardato Kherson, hanno ucciso tanta gente lì, che tanta gente anche è ferita. È una guerra della tenebra contro la luce, del bene contro il male, dice il giovane vescovo ucraino, e non è facile per noi. Allora che tempo di Natale è? Abbiamo la sofferenza, la morte qui, più di 450 bambini che sono stati uccisi, ma nonostante tutto questo, per noi questo Natale è una festa anche gioiosa, perché Dio è nato per salvare il mondo, Dio è nato per salvare tutti noi, Dio è nostra unica speranza. L'allerta aerea non ha fermato però le celebrazioni del Natale. Monsignor Lialovetsky ha presieduto la messa in diverse comunità nella periferia di Kiev e si è fermato a parlare con la gente. Attraverso Telepace ha quindi ringraziato tutti coloro che stanno aiutando il popolo ucraino. Ringrazio, approfittando questa occasione, a tutti gli italiani che state aiutando al nostro paese, state aiutando ai nostri ucraini che hanno trovato un posto sicuro nel vostro paese. Sentiremo questa gratitudine adesso e anche in futuro. La mattina di Natale la comunità ucraina di Chiavari si è ritrovata per la messa e anche in questo contesto il dolore e l'ansia per i propri cari ha gettato un'ombra sulla festa. Il cappellano ha cercato di infondere luce nel cuore della sua gente. Sentiamo. È un Natale duro per la comunità ucraina di Chiavari. Con grande sforzo si è ritrovata nella chiesetta di Vientella per celebrare la natività. Gioia e festa sono parole difficili da pronunciare in mezzo alla paura e al dolore provocate dalla guerra. E i nostri cari sono sotto bombardamenti e non si sa cosa si può aspettare in ogni momento. Sono tante persone senza luce e senza corrente, senza riscaldamento, però festeggiano il Natale. Certo che sentiamo il dolore e mancanza, però proviamo a sentire anche nel profondo, nel cuore, la gioia di nascita di Gesù. Gli ucraini hanno ricevuto l'abbraccio del loro cappellano, padre Vitali Tarasenko, che nel giorno di Natale ha visitato le comunità di Chiavari e Genova e al pomeriggio quella di Savona. Noi cerchiamo la luce, noi cerchiamo la pace. Per questo motivo vorrei ringraziare a tutti voi che avete avuto il coraggio di contrastare il buio e accendere la luce di speranza nei cuori dei ucraini. Я за мир.
Al termine della messa i bimbi hanno animato il presepe vivente, spazio alla tradizione anche subito dopo con la distribuzione della kutia, dolce ucraino preparato con grano, zucchero, semi di papavero, miele e uvetta, piatto dalle radici antiche, simboleggia la vita, un segno di speranza per il prossimo anno. Preghiamo in ginocchio che il Natale prossimo arrivi la pace in Ucraina. E il Papa ancora una volta nel giorno di Santo Stefano, nei saluti al termine della preghiera mariana dell'Angelus, ha pronunciato un appello per l'Ucraina con lo sguardo rivolto alle bandiere blu e gialle che sventolavano in piazza San Pietro. Sentiamo. Nel clima spirituale di gioia e di serenità del Santo Natale saluto con affetto voi qui presenti e quanti ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Rinnovo il mio augurio di pace, pace nelle famiglie, pace nelle comunità parrocchiali e religiose, pace nei movimenti e nelle associazioni, pace per quelle popolazioni tormentate dalla guerra, pace per la cara e martoriata Ucraina. Sono tante bandiere dell'Ucraina qui. Chiediamo la pace per questo popolo martoriato. E ora veniamo al Natale celebrato nella nostra diocesi a Chiavari, la povertà del bambino che nasce, il desiderio di eterno, la promessa che rispetta la libertà. Il vescovo De Vasini ha proposto una riflessione a tutto tondo sul cuore del mistero cristiano, invitando ciascuno ad accogliere la luce di Cristo. Vediamo. La tensione fra la povertà del bambino che nasce e la gloria che gli angeli proclamano con il canto, la tensione bipolare fra la parola divina incarnata e la carne umana, segno di fragilità e di miseria, una tensione che è l'identità originale di Gesù. È scaturita da questa riflessione l'omelia pronunciata dal vescovo De Vasini nel giorno di Natale. Questo bambino che compare nella storia, confuso nel numero di uomini senza peso, è la parola di Dio che ci ha creati, la vita che ci fa vivere da figli, la luce che sfugge alle prese delle tenebre. La parola non è una metafora e non è un'astrazione, ha precisato il vescovo, ma una persona. La parola dunque crescerà, annuncerà il regno di Dio, si farà urlo sulla croce, si spegnerà nel silenzio della morte e risorgerà e infine, ma è l'inizio senza fine, si farà promessa e compagnia. Questa parola è la luce che ci occorre per rispondere alla domanda che da sempre inquieta il cuore dell'uomo. Che senso ha vivere se poi si vive solo per morire? Abitati da una prepotente fame di immortalità, da una invincibile brama di vita, da una insaziabile sete di bene, da una penosa sensazione di non bastare a noi stessi, da un insopprimibile anelito alla verità, da un connaturale desiderio di amare ed essere amati, da un bruciante bisogno di felicità, da una lacerante nostalgia di infinito, di assoluto, di eterno, riconosciamo in tutto questo la firma di Dio al capolavoro che Lui stesso vuole fare di ognuno di noi. Nessun rifiuto da parte dell'uomo può impedire alla libertà di Dio di amare quella figlia o quel figlio, fino a sacrificare se stesso. Questa è la parola di luce che viene dalla croce. L'amore gratuito di Dio si riversa su tutti, perfino su chi non lo accoglie, perfino su chi lo rifiuta. Cari fratelli e sorelle, accogliamo la luce che illumina ogni uomo, Cristo Gesù, e avremo vita vera, vita bella, vita buona, vita più forte della morte. Sono stati diversi i momenti presieduti dal vescovo in questi giorni, particolarmente significativa la messa celebrata nella cappella dell'ospedale di Rapallo la mattina del 25 dicembre. Sentiamo l'intervista. Sono stato all'ospedale di Rapallo e dopo aver celebrato la messa ho incontrato i degenti, alcuni degenti, e ho toccato, si può dire con mano, la fragilità
della carne umana. Ecco, Dio 2000 anni fa ha deciso di assumere questa fragilità della carne umana, e ciascuno di noi oggi può incontrarlo proprio attraverso la fragilità della carne del prossimo. Non credo ci sia altra via per questo incontro con Dio, che solo può salvarci, che solo può donarci vera gioia, vera pace. È un po' questo l'augurio che faccio a tutti voi in questo Natale. Eccellenza, un Natale che è anche ritrovato, arriviamo da 2 anni di pandemia, vi erano mancati certi gesti di condivisione, di comunità, quest'anno forse si è ritrovato anche questo, e lo spirito del Natale anche questo. È vero, l'ho notato soprattutto al termine della celebrazione della messa nella notte, quando nel prono, grazie all'aiuto degli alpini, ci siamo fermati per scambiarci gli auguri. È stato veramente un momento di gioia, un momento di festa, segno veramente del desiderio dell'incontro penalizzato dal tempo della pandemia. Natale che continua, e che augurio fare di condivisione, di continuare a portare questo spirito del Natale ancora nei prossimi giorni e ovviamente nell'anno che arriverà. L'augurio che faccio alle famiglie che in questi giorni sicuramente si ritrovano più o meno allargate è quello di custodire relazioni buone, perché sono queste relazioni buone che danno senso alla vita. E questa mattina possiamo vedere le immagini, Monsignor De Vasini ha presieduto la messa di Natale all'interno della residenza protetta per anziani Anni Azzurri Castagnola di Chiavari. Erano oltre 2 anni che questo momento non veniva celebrato a causa della pandemia. Diversi gli ospiti che hanno partecipato al momento di preghiera, animato da alcuni volontari, presente anche il parroco, lo vedete nelle immagini, il parroco di San Pier di Canne, Don Tonino Maffei. Ne parleremo ancora nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E poi la cronaca. Durante questi giorni di festa i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo impiegando 60 militari soltanto a Genova, di cui 20 in abiti civili, identificando 200 persone. 3 stranieri tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati per spaccio sia nel centro storico sia nelle zone limitrofe. 2 sono stati sorpresi in flagrante mentre cedevano eroina e crack. Il terzo, che era già ai domiciliari, è stato trovato in possesso di cocaina e del contante. Un 25enne è stato arrestato per furto poiché si è messo alla guida di un'auto lasciata in sosta con le chiavi inserite. A bordo c'era anche la moglie del proprietario, che ha dato l'allarme e ha sfilato le chiavi dal cruscotto. I carabinieri hanno arrestato il giovane, che aveva con sé un coltello a serramanico. Inoltre 2 uomini, un italiano e uno straniero, sono stati arrestati per ripetute violazioni degli arresti domiciliari. C'è anche il caso di chi si è fatto accreditare 20.000 euro da un 90enne suo conoscente tramite numerose operazioni bancarie. Un uomo originario di Varese, ma residente a Genova, è stato denunciato per circonvenzione di incapace a Genova San Pier d'Arena al termine delle indagini. In casa i militari hanno trovato il denaro e i documenti che provano le operazioni bancarie. E avrebbero rubato del denaro sia dalle cassette dell'elemosina in chiesa sia in uno dei gabbiotti per le fototessere. Una coppia residente in provincia di Asti è stata denunciata per questo a Sestri Levante. I carabinieri li hanno identificati al termine delle indagini. I 2 hanno precedenti di polizia e dai furti hanno ricavato 350 euro. E adesso parliamo della rubrica Si può dare di più, che da questa settimana darà spazio ai presepi allestiti nelle varie comunità della nostra diocesi. In questa puntata iniziamo con la Val Fontana Buona. Per la prima volta nel circuito dei presepi in concorso si è inserita la frazione di Rossi a Lumarzo. Popolare per aver dato i Natali alla mamma di Frank Sinatra, la comunità ha vissuto quest'anno un Natale particolare. Sentiamo perché. È la frazione più alta della vallata, secondo alcuni la prima del territorio della Fontana Buona. Rossi, nel comune di Lumarzo, conta circa 20 abitanti, gran parte dei quali uniti da un legame di parentela con uno degli artisti americani più celebri del Novecento, Frank Sinatra. La mamma di Frank Sinatra è nata qua a Rossi ed era la cugina del papà di mia mamma. Quindi c'è un legame? Sì, un legame di parentela con mio nonno. Per raggiungere Rossi bisogna inerpicarsi lungo una strada stretta e curvilinea, ma una volta giunti a destinazione si apre un panorama che domina tutta la valle anche in giornate nuvolose. Qui i residenti cercano di tenere viva la tradizione e la fede anche attraverso piccoli oggetti utilizzati nella campagna ed esposti dinanzi alla cappella di Nostra Signora di Montallegro. La cosa che a me sorpresa, mi ha fatto molto piacere, è che tutti
hanno riconosciuto questi attrezzi di lavoro, se non tutti, quasi tutti, a significare che poi il mondo del lavoro alla fine è quello che unisce. La novità del 2022 è stata la celebrazione della messa nella notte di Natale, partecipata da tutto il paese. Non ho memoria che ci fosse, che ci sia mai stata la messa in questa chiesa, e devo dire che è stata una bella occasione, eravamo in tanti e si sentiva proprio il Natale, direi, proprio l'atmosfera natalizia si sentiva tanto. Dal presepe, allestito sotto l'altare della chiesa di Rossi, è stato lanciato un messaggio di pace per il mondo intero. È il tema fondamentale, quello che è espresso anche nella poesia dialettale che trovate sopra il presepe. Na rege di me boschi, na batte gadaria, na ciapa roba, pe piace non me fa spia, na rametta de colupin, le chicche le nasciuca o Gesù bambin. Per mostrare principalmente, ed è seguito te parià, quello che tanta gente ha bisogno di imparare, ovvero la pace. E allora appuntamento questa sera con il Si può dare di più, dove potrete vedere i presepi allestiti nella comunità di Rossi a Lumarzo e nella parrocchia di San Giacomo a Gattorna. L'appuntamento come sempre alle ore 21 sul canale 12. L'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha concesso la proroga gratuita dei Dehors per gli esercizi pubblici sino all'8 gennaio. Le autorizzazioni rilasciate sino al 31 dicembre quindi vengono prorogate automaticamente in esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico. Ora c'è la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli aggiornamenti. A venire titola tacciano le armi, ma questo è l'appello del Papa per la pace in Ucraina. I bambini sono divorati dalla guerra, dice il Santo Padre. Natale di bombe su Kherson e raid con i droni su basi russe. Zelensky chiede la mediazione indiana, Kiev propone una conferenza di pace all'ONU, Putin noi disponibili e l'Occidente che non vuole trattare. E poi la rivolta di Milano, rivolta e fuga dal carcere minorile Beccaria, emergenza annunciata, 4 giovani ancora irreperibili, e l'editoriale di Mario Chiavario, un'evasione, due tentazioni, non minimizzare né strumentalizzare. Poi c'è l'intervista all'ex premier Conte che dice una manovra affarista, Lazio corre Donatella Bianchi, bilancio del 2022 in politica, l'anno di Meloni e degli altri, mossi vincenti ed errori dei leader. E poi c'è l'addio al giornalista di Avvenire Salvatore Mazza, l'uomo simbolo della lotta alla SLA. E poi ancora una vita sulla strada, figlio abbandonato, l'emarginazione, dall'Afghanistan i Taliban cacciano le donne dalle ONG. Passiamo al secolo XIX, mutui, così funziona lo scudo, previsto un iter agevolato per passare da tasso variabile al fisso per prestiti entro i 200.000 euro. E poi le anime del PD Ligure tra Bonaccini e Schlein verso il congresso. E ancora dalla prima pagina del secolo, Morandi, le foto della pila 9 nascoste prima del crollo, la finanza ha recuperato con il software dell'FBI 55 immagini del ponte cancellati da due dirigenti SPEA per non allarmare, e la dichiarazione dei PM del processo, lo 0,7% degli utili della società sarebbe bastato per curare la struttura. E poi è stato un lunedì di sport per il Genoa. Genoa spietato a Bari per Gilardino, alla conferma suon di vittorie, finisce 2-1 in una gremitissima situazione, uno stadio davvero pienissimo. E poi parla anche l'allenatore della Sampdoria, Stankovic, mi aspetto rinforzi a gennaio, ci servono veri duri. Passiamo al secolo XIX nelle pagine interne, Dehors gratuiti a Santa, la strenna natalizia durerà fino all'8 di gennaio, Rapallo attende novità dal governo, Recco non ritocca gli spazi ma riscuote la tassa, Lavagna conferma verande gratis per il 2023, a Chiavari si paga da ottobre. E terminiamo con Recco, bidoni dei rifiuti, sistemate le barriere contro i cinghiali, protezione recintate in via Roma e piazzetta San Martino, dopo via dell'Anè, altra gabbia in arrivo in piazzale Europa. Enrico Castagnone è stato nominato vicepresidente provinciale di Confesercenti con la specifica delega territoriale per il Tigullio. Già da anni coordinatore d'area e rappresentante di Confesercenti presso la città metropolitana di Genova, dove ha seguito tra le altre la partita legata ai lavori del tunnel delle Ferriere, Castagnone proseguirà dunque nella sua opera di rappresentanza delle imprese in un ruolo che ne istituzionalizza la posizione all'interno della stessa associazione. Adesso linea alla redazione per gli ultimi aggiornamenti, è pronto Andrea Capitani, a te Andrea.
Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Un aggiornamento di cronaca: un tifoso di 18 anni genovese è stato arrestato dalla polizia di Genova in flagranza di reato per la detenzione illegale di esplosivi, dando seguito ad un'indagine iniziata a ottobre scorso dopo il sequestro di materiale illegale spedito tramite corriere. Nelle scorse ore sono state eseguite alcune perquisizioni domiciliari anche con l'ausilio di unità cinofile. A casa del 18enne sono state trovate 3 bombe carta e 4 colpi da mortaio costruiti artigianalmente e totalmente illegali. Sempre nell'ambito della stessa operazione, un altro uomo di 50 anni è stato denunciato sempre per possesso di detenzione illegale di esplosivi. È stato segnalato anche per la violazione del DASPO, perché questa prevede che non si possano avere in casa artifici pirotecnici durante appunto questo dispositivo. Nella sua abitazione sono stati trovati 85 artifici detenibili solo con apposita licenza, 35 razzi da segnalazione, 20 torce a mano e 6 segnali fumogeni. Perquisita infine anche la sede di un club della tifoseria genovana ai cui i due apparteneva. E dalla redazione è tutto, lì nello studio. Grazie Andrea, chiudiamo con un appuntamento: concerto Merry Christmas e Happy New Year questa sera alle ore 21 nel Santuario del Santissimo Crocifisso di Borzonasca. Si esibiranno la soprano Manuela Boni e il tenore Maurizio Formaggia, accompagnati all'organo da Loris Gai. Per il telegiornale ci ritroviamo questa sera ancora una volta in diretta alle 19:15, ma continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.